Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori di Teleprima ad una nuova edizione del nostro TG Flash. In apertura, gli ultimi giorni del DPCM Natale in Italia, archiviato il periodo delle festività, torna il sistema delle fasce che tutto il paese ha imparato a conoscere nell'ultimo periodo del 2020, fascia gialla, arancione e rossa. In attesa del report settimanale della cabina di regia che arriverà sul tavolo del Ministro della Salute questo venerdì, il 7 e l'8 gennaio, tutte le regioni italiane saranno collocate in fascia gialla, il che significa che bar e ristoranti chiuderanno alle ore 18 con consegna a domicilio consentita fino alle ore 22, mentre invece i negozi potranno restare aperti da sabato 9 o domenica 10, quando verranno firmate le nuove ordinanze dal Ministro della Salute Roberto Speranza, scatteranno le restrizioni nelle regioni che hanno un indice di contagiosità più alto rispetto alle altre. Dopo un duro scontro tra il governo e le regioni sull'apertura delle scuole superiori in presenza, si è giunti ad un accordo per il prossimo 11 di gennaio, anche se il capo delegazione del Partito Democratico Dario Franceschini aveva proposto di rinviare l'apertura almeno fino al 15 o al 18 di gennaio. Le ministre di Italia Viva e la titolare del Ministero dell'Istruzione Lucia Azzolina hanno spinto per un'apertura immediata appena dopo l'Epifania. La riunione è durata quasi 3 ore, iniziando alle ore 22 di ieri sera, per poi giungere ad un accordo. Per il Partito Democratico le superiori al 50% in presenza non sono fattibili prima appunto del 18 di gennaio. Per le ministre Bellanova e Bonetti il rinvio non è altro che un segno di un caos inaccettabile. Non si doveva arrivare a questo punto quando abbiamo detto da mesi, hanno chiosato le ministre, che le scuole avrebbero riaperto a gennaio. Ci spostiamo ora a Napoli, arriva un'offerta di lavoro per Gianni Lanciano, il rider rapinato qualche giorno fa del suo scooter a Napoli da 6 ragazzi che sono già stati quasi tutti arrestati in sole 24 ore. Gianni, 52 anni, è padre di 2 figli ed è stato costretto ad improvvisarsi rider perché non riusciva a trovare un lavoro nel suo campo. E da Ottaviano è arrivata un'offerta di lavoro di macellaio da parte della famiglia Bifulco, proprietaria di un'azienda importante nel settore. Siamo pronti ad assumere Gianni Lanciano e anche altri, ha spiegato proprio Bifulco. Cerchiamo professionisti del settore di macelleria e gastronomia. Saremmo contenti di poter esaudire il desiderio di Gianni di dargli un'opportunità di lavoro dopo il brutto periodo che ha trascorso. Sul punto si è espresso anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Lo ascoltiamo. Ma come ho scritto stamattina, è una vicenda inqualificabile, vergognosa, indegna e criminale. Tutta la mia solidarietà al lavoratore derubato e aggredito, però questa vicenda non deve farci dimenticare che non c'è solo l'episodio criminale, è un fatto di ordinaria criminalità, se vogliamo. Ci deve far riflettere su come queste persone lavorino in condizioni certe volte anche precarie, difficili e non in sicurezza, e anche come la pandemia sta provocando sempre di più una desertificazione delle nostre città e di come sia necessario un maggior controllo del territorio, perché se la gente non c'è per strada, le strade rischiano di diventare luoghi di scorribande criminali. Questo l'ho detto sin dal primo momento, da molti mesi, e credo che su questo ci sia una sottovalutazione. Restiamo nel capoluogo regionale perché dopo 11 mesi di attesa ripartono le linee 2 e 4 del sistema tranviario di Napoli. Nello scorso gennaio 2020 era stata ripristinata la linea 1 dall'emiciclo Poggio Reale fino a Piazza Municipio. È stato l'assessore comunale ai trasporti Enrico Panini ad assicurare che entro il mese di febbraio sarebbero partite anche le altre 2 tratte, ma si è dovuto attendere un bel po' di tempo prima di vedere altri risultati, complice non soltanto la pandemia da coronavirus, ma anche i lavori a Via Marina. Adesso le 2 linee partiranno dal deposito di San Giovanni a Teduccio, senza possibilità però, almeno per il momento, di allungare la linea 1 per farla arrivare fino a Mergellina, così come avveniva nell'era precedente ai lavori della metropolitana. Ascoltiamo sul punto le voci dei protagonisti e del sindaco partenopeo. Riparte l'intera rete tranviaria della città.
Lo scorso anno abbiamo attivato la linea 1, adesso riattiviamo le linee 2 e 4, quindi la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Municipio e la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Nazionale. Dei servizi molto importanti, noi abbiamo una flotta tranviaria molto nutrita, abbiamo 36 tram complessivamente. Di questi ne metteremo in circolazione circa la metà nell'arco di un mese e mezzo, per offrire un servizio sempre migliore sulla direttrice appunto di adduzione dal bacino orientale verso il centro. Sulla frequenza della direttrice costiera a 10 minuti, la frequenza diversamente della linea da San Giovanni a Piazza Nazionale intorno ai 20 minuti. È un risultato complicato, non facile, ma importante, che dà il segno di quanto sia viva questa azienda, a cui non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto e mai lo faremo mancare, ma soprattutto è un servizio che ritorna ai cittadini, che sentivano la mancanza del servizio che andava da San Giovanni a Municipio e da San Giovanni a Piazza Nazionale. Un altro risultato importante, a cui seguirà quello del filobus da qui a qualche giorno. Quindi siamo soddisfatti e ci tenevo a venire qui per rappresentare il mio ringraziamento all'azienda, alla dirigenza, alle lavoratrici e ai lavoratori di ANM. Quelle somme che provvisoriamente sono mancate in bilancio per far quadrare i conti sono e verranno, come ho detto all'azienda, recuperate immediatamente, quindi non ci sta nessun problema di natura di cassa e non ci sarà nessun problema di bilancio e finanziario. Noi abbiamo buttato il sangue per salvare questa azienda. Adesso che ci siamo rinforzati, perché i servizi stanno riprendendo, dovrà correre ancora di più. Ad Avellino il sindaco Gianluca Festa ha tenuto la sua conferenza stampa settimanale sui social. Questa volta ha parlato di quelle che sono le disposizioni che sono state approvate lo scorso 31 dicembre. Vediamo il servizio. Come da impegno preso anche personalmente, abbiamo affidato più di 500.000 di interventi sulle strade cittadine che oggettivamente necessitavano di lavori di manutenzione, perché versano in condizioni sicuramente molto precarie. Abbiamo anche affidato i lavori per completare l'edificio del convento di San Generoso, che oggi ospita soltanto gli uffici del comando della Polizia Municipale, ma in prospettiva, completando appunto l'ala che ancora doveva essere oggetto di lavori, e beh, in prospettiva ospiterà altri uffici comunali, anche per allungare un po' la città. Noi dobbiamo riempire di contenuti, anche di servizi, luoghi che non siano solo e soltanto in centro città. Abbiamo anche affidato lavori di intervento, di manutenzione del castello. Guardate, io ho sempre detto che noi abbiamo un po' di risorse culturali, artistiche, oltre che naturali, dobbiamo investire per il recupero di queste nostre risorse, di questi nostri valori, e lo abbiamo fatto con un intervento che si aggiunge agli altri, non è definitivo, però interveniamo sul camminamento del castello, un altro piccolo tassello che sicuramente farà contenta una parte di città. Lavori anche per il centro sociale Samantha della Porta, per cui in prospettiva abbiamo un interessante progetto che porteremo a termine. Nel frattempo sicuramente c'era bisogno di effettuare lavori di manutenzione sugli impianti e non solo, e quindi li abbiamo affidati. Abbiamo anche sottoscritto convenzioni con associazioni, protocolli d'intesa per la verità, con associazioni di protezione civile e ambientaliste, ad esempio per controllare la vicenda relativa agli abbruciamenti, per controllare le aree verdi e anche per presidiare un po' il nostro territorio cittadino, perché l'aiuto dei volontari sicuramente contribuisce a monitorare meglio il territorio e anche a controllarne l'ordine e il rispetto delle regole. Cambiamo argomento. Casi Covid a Caserta sono 136, i nuovi positivi al tampone molecolare, secondo quanto diramato dall'ASL locale. I tamponi processati sono stati 1.396, per una percentuale di incidenza che è scesa al 9,7% rispetto al 15,5% delle 24 ore precedenti. Si segnalano però altri 10 deceduti in tutta la terra di lavoro. Dall'ultimo bollettino
si certificano però 275 guariti. I comuni, tra tutti i 104 appunto comuni della provincia che fanno registrare il maggior numero di attuali positivi, sono Maddaloni con 252, Aversa con 247 casi attivi, Caserta con 230 e Marcianise con 227. Chiudiamo con il calcio. Domani, giorno dell'Epifania, scende in campo la Serie A. Il Napoli, dopo la vittoria di Cagliari, tornerà in campo per cercare di dare continuità alla vittoria della Sardegna Arena, approfittando anche di un calendario che proporrà agli azzurri 6 medio-piccole di fila e soprattutto la super sfida al vertice tra Milan e Juventus. Gli azzurri affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona lo Spezia per il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso. Ancora defezioni per Koulibaly, Mertens e Osimhen, ma è importante il recupero in mediana di Diego Demme, che potrebbe far coppia con Timué. Bakayoko in attacco potrebbe toccare a Politano, con Zielinski e Insigne alle spalle di Petagna, con Lozano che questa volta potrebbe entrare dalla panchina. In difesa, davanti a Meret, ci sarà Isai insieme a Rachmani e uno tra Manolas e Maximovic, con Mario Rui a sinistra. L'appuntamento è per mercoledì alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con il Prima TG delle 21. Da parte mia, grazie per averci seguito. Arrivederci.